Lo sapevate? Ci sono molti giochi di Star Fox che sono stati cancellati durante lo sviluppo. Il primo titolo cancellato della serie di Star Fox era un sequel del primo capitolo per SNES, chiamato semplicemente Star Fox 2. Su internet fu però leakata una ROM della versione alfa e nel 2002 della versione beta. Il gioco sembra per lo più completo, tutti gli elementi necessari per il gameplay sono al loro posto e a parte qualche bug sembrerebbe quasi pronto per la distribuzione. Pare che il gioco sia stato scartato perché Miyamoto voleva avere un nuovo inizio per quanto riguarda i giochi 3D Nintendo, grazie a Nintendo 64, ma non esiste alcuna dichiarazione ufficiale che giustifichi la cancellazione. Eccovi una chicca che pochi conoscono. La title screen di Star Fox 2 è in realtà un riferimento alla title screen del primo Star Fox, durante il periodo di beta. Il secondo gioco cancellato fu Star Fox Virtual Boy. Fu mostrato come tech demo, probabilmente perché i combattimenti spaziali tipici del titolo potevano dare un'ottima dimostrazione delle capacità del Virtual Boy. Il gioco fu ovviamente cancellato a causa delle scarsissime vendite del Virtual Boy, e le uniche persone che lo hanno mai visto sono stati i partecipanti alle 3 e al Winter Consumer Electronics Show del 1995. Il video che state vedendo in questo momento, infatti, è l'unico video esistente di Star Fox Virtual Boy. C'è però da dire che successivamente Nintendo ha rilasciato la sua visione di un gioco di Star Fox in 3D, grazie a Star Fox 64 3D per 3DS. L'ultimo gioco cancellato è Star Fox Arcade. Fu annunciato contemporaneamente a Star Fox Assault per GameCube, ma dopodiché non si è più saputo assolutamente nulla sul progetto e si pensa sia stato abbandonato. Quella che vedete è l'unica immagine che Nintendo ha rilasciato per il gioco, l'unica immagine che l'umanità conosca. Eccovi una teoria interessante. Questo è Fox McCloud. Figo, eh? Ma guardate le sue gambe, sono robotiche, così come le gambe di tutti gli altri piloti nell'universo di Star Fox. La teoria sosterrebbe infatti che le gambe gli siano state amputate per evitare che il sangue venisse pompato dalla parte superiore del corpo a quella inferiore, sotto l'effetto della forza G. Questo per assicurarsi che non svenissero per carenza di sangue al cervello. Molti piloti reali indossano pantaloni molto stretti durante i voli, per evitare che vi venga pompato troppo sangue ed evitandogli di svenire. Il principio dovrebbe essere più o meno lo stesso. L'argomentazione principale contro questa teoria è che gli Arwing siano effettivamente muniti di un sistema chiamato diffusore G, che permetterebbe di ridurre l'intensità della forza G all'interno della nave, ma questo concept è stato introdotto solo in Star Fox 64. Inoltre le gambe robotiche possono essere anche viste sul modello di Fox per Super Smash Bros. Nei nuovi giochi di Star Fox, Fox ha delle normali gambe organiche con dei grossi stivali, ma il modello è stato rimodellato dalla Rare e non dalla Nintendo per Star Fox Adventure. Pare che l'idea iniziale dietro ai piloti di Star Fox fosse ben più oscura di quanto appaia in realtà. C'è una citazione a Star Fox nascosta in Zelda Majora's Mask. Una volta collezionate tutte le maschere, nella seconda fila dell'inventario, potrete notare qualcosa. La prima è la Keton Mask, raffigurante una volpe. La seconda è la Bremer Mask, raffigurante un falco. La terza è la Bunny Hood, raffigurante un coniglio. E la quarta è la Dongeros Mask, raffigurante una rana. La quinta, infine, è la Mask of the Sands, raffigurante un maiale. In ordine, queste maschere rappresentano l'intero team di Star Fox, ed oltre a Fox, Falco, Peppy e Sleepy, c'è anche Pig Madengar, ex membro del team che ha tradito il padre di Fox, James, e si è unito alle forze di Andros. Inoltre, questo non è l'unico riferimento a Star Fox nella serie di Zelda. Nel codice di Ocarina of Time è nascosto un nemico particolare. L'Arwing non è normalmente presente all'interno del gioco, ma è comunque possibile farlo apparire attraverso dei trucchi. Nel giugno del 2011, l'ormai defunto Satoru Iwata intervistava alcuni sviluppatori di Ocarina of Time per la webserie Iwata Ask, vista l'imminente uscita di Ocarina of Time 3D. Durante la puntata, Satoru Takizawa, colui che ha realizzato la maggior parte dei nemici del gioco, parlò di quanto fosse complessa la fisica dei boss. Rivelò che i movimenti del boss Volvagia e del nemico Arwing erano collegati. Avevano infatti inserito il nemico all'interno del gioco per copiarne i movimenti, completando l'opera sostituendovi infine il modello di Volvagia. Bene, anche questo Didino Gaming è concluso, ma ne arriveranno presto di nuovi, il venerdì alle 15.30 per l'esattezza. Quindi iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e visitate il canale originale Didino Gaming. E per voi ragazzi, Merry Christmas! Benvenuti nel 2017! Noi cominciamo alla grande con questo video, ci rivediamo venerdì prossimo con un nuovo Didino Gaming e il mercoledì prima possibile con un nuovo video della serie principale. State bene ragazzi, ciao!